presidente americano Eisenhower tiene la prima conferenza stampa trasmessa in televisione. In Italia viene presentata la Fiat 600, simbolo degli anni del boom. E a Parigi fa la sua prima comparsa la DS, una delle Citroën più amate di sempre. È il 1955 e nel solo giorno del lancio vengono venduti 12.000 esemplari della Dea delle automobili. Oggi, a 60 anni dalla sua nascita, i festeggiamenti sono d'obbligo. Per celebrare l'anniversario di quest'auto mitica e per accompagnare il lancio del marchio, tre icone si danno appuntamento a Monte Carlo in occasione dell'83esimo rally. La DS originale, la DS3 WRC, e il 9 volte campione del mondo rally, Sébastien Loeb. Per rievocare il mitico modello affettuosamente soprannominato Ferro da Stiro per via della sua originale silhouette, Citroën ricorrerà ad una serie di eventi in programma per tutto il 2015. La DS è stata uno dei modelli più rappresentativi del marchio Citroën, ma anche una vettura che ha introdotto novità tecniche sostanziali nel panorama automobilistico internazionale. Ils ne sont pas encore conscrits, bien qu'ils soient souvent... In principio l'auto destò grande interesse perché utilizzava scelte rivoluzionarie sia dal punto di vista del design che della meccanica. I materiali utilizzati per la plancia e i sedili erano assolutamente inediti per quei tempi e le sospensioni idropneumatiche erano in grado di garantire un comfort che poche altre vetture potevano offrire. Oggi questa vettura rappresenta l'eccezionale eredità del marchio, sulla quale la casa francese si basa per proporre nuovi modelli che uniscono design ricercato e tecnologia, comfort e sensazioni di guida, materiali nobili, raffinatezza e cura del dettaglio. A volte un tuffo nel passato aiuta a capire il presente. Yeah.